La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 30 ottobre, un buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il Messaggero, scontri al corteo, l'ira di Renzi. A Roma, cariche degli agenti, quattro operai dell'AST di Terni feriti. Landini, il governo si scusi. Il Premier, trovare i responsabili. Vertice al Viminale, Alfano, brutta giornata per tutti. Palazzo Chigi, rispetto per chi scende in piazza. Raid di caccia russi sull'Europa, intercettati dai jet della NATO. In assetto invisibile, 26 aerei di Mosca, voli civili a rischio. La svolta, la Fed dice basta agli interventi per sostenere la ripresa americana. Juve battuta a Genova al 94esimo, la Roma vince e torna prima, i giallorossi regolano il Cesena 2-0. La Gazzetta del Mezzogiorno, alta tensione, scontri e feriti al corteo, operai Fiom nelle acciaierie di Terni, tentano un blitz al Ministero, la polizia carica, puntavamo al Termini. Del Rio chiama Landini, la camusso al Premier, sei figlio dei poteri forti, la Picerno, la leader della CGIL, eletta con tessere false. Caso, pressing per l'Ilva, subito i soldi, sequestrati ai Riva, Rieco nudi, Confindustria, lavori alle imprese locali. Lecce cade dalla barella e muore Vito Fazzi, ora indaga la procura, Rita Pellegrino di 84 anni, aveva avuto una crisi respiratoria. Verso il voto, Puglia, Toto candidati, pure parlamentari, scocciatoia per tornare al Salento, al Senato, scusate. Manovre per il dopo vendola, disponibili solo 50 posti. Finanziaria, l'UE avverte l'Italia, riforme si fanno, manovra, nessuna bocciatura, bel paese sotto esame. Il calcio, la Juventus crolla al 94esimo col Genoa, la Roma l'aggancia, l'Inter 3 punti d'oro, Superlega Volley, Molfetta battuta a Trento. Ora la Gazzetta di Lecce, cade dalla barella all'ospedale Fazzi, muore un'anziana, i familiari presentano esposto e ora sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica. Lecce 2019, guerra di voti, candidatura europea della cultura, Perrone, ognuno fa riferimento a notizie avute dai propri informatori, continua a tenere banco la questione delle preferenze rivendicate da Ravenna. L'inchiesta Bunga Bunga elettorale a Porto Cesario, ecco tutti i segreti raccontati dai clienti. Nell'informativa dei carabinieri emergono i particolari più piccanti. Infine chiudiamo con il nuovo quotidiano di Puglia, province, rischio licenziamenti, i nuovi presidenti incontrano Renzi, mancano le risorse per il personale, al pettine tutti i nodi della pasticciata riforma del Rio, stessi poteri ma senza soldi. Esito dell'ispezione tra Zara e La Forgia e ormai duello aperto, Unisalento, il rettore e l'ex sempre più ai ferri corti. Calcio violento, squalifiche e indagati al presidente, l'istigazione a delinquere, Cavallino senza campo fino a maggio, 5 anni, giocatore dirigente con l'addizione. Stallo sulla 275, in palio fondi e opera, il governo pensa al prelievo dei soldi stanziati. Il calcio e Matera beffa di nuovo Lecce, dopo la vittoria capitale Lucani strappa nei rigori il passaggio in Coppa. All'interno in primo piano l'economia tra crisi e sviluppo, Puglia, ora terapia d'urto, cantieri per ripartire, dopo il rapporto Svimes, così la regione può invertire la rotta. Lo studio, troppo poveri per curarsi. I dati shock sulla sanità pugliese, il rapporto seconda regione per rinuncia alle prestazioni a pagamento. La spending review, province in rosso, non solo i servizi, personale a rischio, la legge di stabilità taglia altre risorse, ma le funzioni restano sempre quelle. Verso i regionali, Gentile Emiliano, pace e patto. A pranzo insieme, tutto rientrato, alleanza da 200 kg e spuntano le prime intese sugli assessorati. La pagina di Cata Lecce, cooperativa di stranieri per il nuovo mercatino. Il comune cambia, pronto il bando per la gestione dell'area, di 7 l'acquare, manutenzione e utenze a carico del vincitore. L'iniziativa, la scuola va all'estero, il Banzi, capofila, formazione e innovazione nella rete europea, i liceali a Birmingham. I cantieri bloccati, statale 275, i fondi rischiano di essere dirottati altrove. Stallo sul maxi spalto, appalto, il governo pensa ad utilizzare altrove 288 milioni. Appello a bipartisan di Forza Italia e PD. Basso Salento mobilitato e fiaccolata per la sicurezza, crescono le adesioni all'iniziativa di domani all'Euga, comitato e associazioni, basta vittime, ora è raddoppio. Infine lo sport, il calcio, Coppa Italia Lega Pro, Lecce si arrende di nuovo a Matera, il portiere Bifulco ipnotizza Miccoli e compagni e spinge Biancazzurri ai quarti, i Lucani eliminano i Salentini ai calci di rigore, decisivi gli errori di D'Ambrosio e Lopez. Il gigante buono Ingerson non ce l'ha fatta, Corvino e Cavasin era un uomo speciale, l'ex centrocampista giallorosso è morto a 46 anni, stroncato da un tumore. Bene, anche per oggi il nostro appuntamento con la rassegna termina qui. A più tardi con TG News 24. Buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...